Tac, il canale di Fulvio Abate. E oggi facciamo una piccola lezione di microstoria. Torniamo. Intanto vi voglio mostrare un quadro. Cos'è? Gli esperti d'arte diranno un burri, un sacco medicato, diciamo così, di Alberto Burri. No, non è un burri. È una tela dipinta da un giapponese che mostra da una parte il presidente americano Lyndon Johnson e dall'altra Paolo VI, Giovanni Montini. Un quadro di cortesia, racconta una visita ufficiale in Italia da parte del presidente Lyndon Johnson. Johnson boia fino a qualche tempo fa su una parete di una costruzione della Portuense. Qui a Roma era possibile leggere con la vernice bianca, quindi in epoca pre Spray, Johnson boia, guerra del Vietnam e tutti i cazzi, ma anche imprese spaziali. Il presidente delle imprese spaziali, il Papa. Sarà stato per l'appunto il 1969 e gli astronauti giunsero in Italia e fecero visita al Papa. Il giorno successivo la professoressa, credo si chiamasse Di Natale, mi pare, adesso non vorrei dire stronzate, lasciò un compito. E il tema era esattamente questo: raccontate qualcosa che ha particolarmente colpito la vostra attenzione, qualcosa che riguardasse la cronaca politica. La professoressa, dopo aver detto questo, fece così. Cosa cazzo intendeva? C'era stato un incontro di, non mi ricordo se Cassius Clay, Fraser, 69 o forse benvenuti, questo io adesso non lo rammento. Nella sua, diciamo, piccina ottica, così facendo, qualcuno si prende e dice: ma sono Samoio, di che cosa vogliamo parlare? Io ebbi una grande idea. Qualche giorno prima al telegiornale si era parlato per l'appunto dell'incontro tra il Papa e il presidente degli Stati Uniti, anzi gli astronauti. Non so se nel 69, agosto, settembre, ottobre, novembre, Nixon avesse già sostituito Lyndon Johnson. Questo lo ignoro. E io ebbi una grande idea. Mi dissi: racconterò l'incontro degli astronauti Armstrong, Aldrin e Collins, quelli dell'Apollo 11, col pontefice. E scrisse esattamente così: il pontefice ha donato loro. Ripresi le parole che avevo ascoltato al telegiornale, a mio modo. Il pontefice ha donato loro un rosario ciascuno. Gli astronauti, no. Dissi, gli astronauti hanno donato al pontefice alcune pietruzze provenienti, anzi, forse non scrissi neanche provenienti, del suolo lunare. Il pontefice ha donato loro un rosario ciascuno. Una roba di una povertà espressiva assoluta. E ancora adesso, 50 anni dopo, ripensandoci, mi torna in mente la professoressa Di Natale che fa così.
quegli altri forse raccontarono. Quanti ricordi. Questa ragione, l'altro giorno, trovandomi a un mercatino dell'usato, proprio nei pressi di via Portuense, non ho potuto fare a meno, per la somma di 20 euro, di acquistare questo dipinto. Non è un Burri, è un Motta Oliva che l'ha fatto. Chen Zhe Shan. Pak. Fulvio Abate.